Sono emozionato vedere tutti i giocatori, tifosi, dirigenti. Mi è arrivato un messaggio sabato, io sto attraversando dei giorni, forse i giorni più belli della mia vita perché sono diventato papà. Ed è un'emozione bellissima, quindi sto attraversando un grandissimo periodo. Volevo solo leggervi un messaggio che mi è arrivato sabato da parte di un allenatore di una squadra di piccolini che ha detto tanti auguri ad un nuovo padre e mi dice anche che in un certo senso sei anche un padre per noi. E quindi sta quasi mi emoziona con me. I nostri obiettivi rimangono sempre quelli. Speriamo almeno di portare la squadra in Lega Pro. Io credo che l'appetito viene mangiato nel calcio, poi ora pensiamo a vincere il prossimo campionato che è quello di eccellenza. E quello che dico sempre ai ragazzi, dobbiamo essere sempre umili in tutto quello che facciamo, mai non darci la testa perché è l'inizio della fine. E questa frase me l'ha insegnato mio padre da 25 anni che gli sto dietro, quindi mai non darsi la testa, nessuno. Perché l'umiltà, con tanta umiltà noi andiamo avanti. E l'ultima cosa che voglio dire, amministrazione comunale, Audace Cerignola, noi famiglia, noi dirigenti ci siamo presi il compito di portare avanti questo ambizioso progetto, ma abbiamo bisogno dell'amministrazione comunale perché oggi è davvero brutto, veramente brutto andare su tante testate nazionali. Sabato prossimo andremo su dribbling, quindi mezz'ora dedicata, dribbling nazionale, mezz'ora dedicata all'Audace Cerignola ed è brutto non avere un campo né ammodernato né a nuova, quindi abbiamo bisogno di dribbling.